Sembra passata un'eternità da quando nelle redazioni dei giornali, nei talk show, nei lanci delle agenzie di stampa, cioè dappertutto, tranne che nel luogo preposto che è quest'aula, ha avuto inizio il chiacchiericcio sulla legge elettorale. Certo che dopo tanto clamore iniziale questo argomento è stato mandato in soffitta per più di un mese, insinuando in noi malpensanti il vago sospetto che sia stato solo il grimaldello per forzare la serratura del governo Letta. Tuttavia, in quei concitati e tumultuosi giorni, mentre si cercava in tutti i modi di mettere il bavaglio all'opposizione in aula e in commissione, abbiamo sentito spesso la casta parlare per voce dei suoi più illustri esponenti, come il collega Roberto Speranza del PD, degli spazi che la democrazia offre e che noi del Movimento 5 Stelle non avremmo saputo cogliere, preferendo mettere a suo dire, a vostro dire, a ferro e fuoco il palazzo. Vediamo però a questo punto un esempio concreto di questi spazi di confronto, ovvero l'inesistente discussione in commissione sulla legge elettorale Italicum, quella che è stata venduta come la panacea della nostra democrazia stando alla propaganda di regime. Lunedì 20 gennaio 2014, in commissione comincia la discussione generale. Peccato che non ci siano i testi. In dettaglio, si maneggia di fantomatiche tre proposte dell'incombente nuovo Premier, signor Renzi, e sull'universo mondo. Mercoledì 22 gennaio 2014 arriva in commissione quel mezzo di comunicazione che scopriremo poi essere caro all'ex sindaco fiorentino, cioè un pizzino ante litteram. Il testo della riforma elettorale arriva senza seguire neanche una delle regole prescritte. Manca la relazione, i testi abbinati, neanche un passaggio latente nell'ufficio testi normativi. Ma che sarà mai? Nonostante tutto, si inizia ad analizzare il contenuto della tanto sospirata legge e si scoprono un mucchio di proposte interessanti, tutte rigorosamente anticostituzionali. Un premio del 18% dei seggi alla lista o alla coalizione che ottenga il 35% dei voti, soglie di sbarramento del 5% per i partiti che decidono di coalizzarsi, dell'8% per quanti abbiano l'ardire di correre da soli e del 12% per le coalizioni. Ancora, doppio turno, liste bloccate, ripartizione sui seggi su base nazionale anche per il Senato e dulcis in fundo il testo arrabattato per l'individuazione delle circoscrizioni e dei collegi che sono il cuore di ogni legge elettorale fa riferimento a tabelle e allegati inesistenti. Un bel lavoro, molto accurato, non c'è che dire. 2 giorni dopo, e siamo al 24 gennaio, arrivano queste famigerate tabelle, riesumate dal 93 con furore. Per ridisegnare i collegi plurinominali in cui sono suddivise le circoscrizioni regionali, si uniscono a casaccio i collegi uninominali creati 20 anni fa. Anche qui non si tiene minimamente conto del fatto che, in base alla legge, i presidenti delle Camere devono nominare un comitato ad hoc di professori per preparare una bozza di collegi e sottoporla al parere del Parlamento. Ma la corsa verso Palazzo Chigi evidentemente richiede una velocità che non ammette pit stop. Sempre lo stesso venerdì viene fissato il termine per gli emendamenti in commissione a lunedì successivo, 27 gennaio. Nel weekend, causa un direttivo di Sinistra Ecologia e Libertà, non si lavora, quindi la discussione sulle tabelle non avverrà mai. Alle 13 di lunedì 27 gennaio vengono presentati circa 300 emendamenti, molti dei quali del PD, cioè del partito il cui segretario era stato l'artefice di tutta questa corsa contro il tempo, numeri di prestigio e trick e track vari. Dopo un'assemblea tra Renzi e i componenti PD della commissione, martedì 28 gennaio, 50 emendamenti vengono magicamente ritirati e ne rimangono in vita solo tre, riguardanti la delega al governo per definire i collegi, l'innalzamento della soglia per il premio del 38 e le primarie facoltative. Giovedì 30 gennaio, in Commissione Affari Costituzionali, il Presidente Sisto
applica la ghigliottina inaugurata il giorno precedente dalla Presidente Boldrini e si autoinveste del mandato di relatore senza che siano stati esaminati e tantomeno votati gli emendamenti. Così, tra frizzi e lazzi, il testo arriva in aula il 31 gennaio, dove vengono presentati circa 400 emendamenti. Rigettate le pregiudiziali di costituzionalità, la discussione, fino a quel momento di vitale importanza, viene rimandata all'11 di febbraio, con un buco quindi di 12 giorni. Ora, a fronte di questo percorso con date dettagliate presentate, viene naturale, scontato e direi banalmente legittimo chiedersi dove sono gli spazi della democrazia, tanto sbandierati dai partiti. Nelle stanze del Nazareno? No, grazie. Nelle riunioni di partito dove il capo consegna ai suoi teleguidati deputati le 12 tavole? Anche no. Nelle sale stampa di fronte a microfoni e telecamere? Lasciamo ad altri le televendite. Noi vogliamo solamente un Parlamento che funzioni. Riconsegnateci il luogo del confronto e discutiamo insieme le regole del gioco, ovvero la legge elettorale. Noi abbiamo depositato mesi fa, in tempi non sospetti, una prima proposta di legge elettorale in attesa che si completasse il percorso sulla rete, il percorso partecipato con i cittadini che portasse alla formazione della legge elettorale del Movimento 5 Stelle e dei cittadini. Ebbene, di quella proposta vorremmo che in quest'Aula venisse presa almeno una sua parte, cioè la possibilità di abolire le liste bloccate e reinserire le preferenze. Così come formulato, questo disegno di legge impedisce ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Infatti la lista bloccata che si presenta in ogni circoscrizione con pochi nomi riconoscibili non garantisce per nulla l'elettore, il quale votando per quei candidati può in realtà concorrere a eleggere tutt'altro esponente politico presentato in altra circoscrizione. Ciò grazie al reparto proporzionale dei seggi che viene effettuato a livello nazionale o pluricircoscrizionale, che ci porta a dire che più che l'Italicum questa proposta di legge la potremmo chiamare il randomicum, docoio coio. Da qui la totale impossibilità di conoscere l'eletto e il permanere di un sistema in cui la composizione delle Camere continua ad essere determinata dai partiti e dalle modalità di composizione delle liste e dalla loro distribuzione nel territorio, senza che l'elettore possa in alcun modo avere voce in capitolo. Ma d'altronde ormai qui votare sta diventando un optional, quindi questo seccatore di elettore, se sta zitto, è anche meglio. Da qui però ci preme sottolineare ai colleghi che deriva il rischio di una nuova dichiarazione di incostituzionalità della legge che ci riporrebbe fra qualche anno di nuovo al punto di partenza. Ma non è tutto. Altro punto dolente della legge in discussione riguarda le soglie di sbarramento. È vero, questo è un tema che sta a cuore soprattutto ai partiti minori e non al Movimento 5 Stelle, ma noi siamo qui non per fare i nostri interessi, ma per scrivere delle regole del gioco ragionevoli ed oneste. La soglia di sbarramento dell'8 per i partiti che non si coalizzano è simile solo alla soglia del 10% imposta in Turchia durante un regime militare. Un limite così alto determina inevitabilmente coalizioni fittizie, in quanto i partiti minori per sopravvivere saranno obbligati ad apparentarsi con i loro fratelli maggiori, riproponendo tra l'altro quel vizio di coalizioni di convenienza elettorali che subito dopo, il giorno dopo, si sciolgono alla luce delle convenienze di palazzo. Dunque, sull'altare di quale governabilità viene immolato il diritto di cittadini ad essere rappresentati? È forse assicurando al partito più grosso della coalizione di vincere ad assopigliatutto che si governa questo paese? Ci sembra che l'esperienza del Porcellum abbia dimostrato che questo non è. Fino a pochi minuti fa, nel blocco degli emendamenti presentati, c'era l'emendamento Lauricella che subordinava l'entrata in vigore della presente riforma alla trasformazione del Senato. Dello stesso tenore, ma più edulcorato, vi era anche l'emendamento Dattorre, che eliminava dal testo ogni riferimento al Senato, creando di fatto due sistemi di voto diversi per le due Camere.
Così rilanciava la minoranza PD, suscitando lo sdegno degli ex compagni di merende di Forza Italia, che dai loro scranni urlavano al tradimento e che definivano gli emendamenti piddini Campacavallo o Penelope. Ma questa è storia ormai, perché nel Comitato dei Nove, come ben illustrava il mio collega, è stato superato, abbiamo stralciato quella scomoda norma sul Senato e abbiamo ricevuto anche la benedizione del pregiudicato Berlusconi su questo accordo. E quindi si voterà. Sulla legge, sul terreno della legge elettorale, nelle ultime settimane si sono scontrati proprio tutti, dalla Lega che lotta per un emendamento che non la cancelli dalle aule parlamentari, da una sola o da entrambe, questo ancora non si sa, a SEL che vive la stessa angoscia esistenziale passando per i partiti che di questa legge sono stati gli autori e che sono destinati a scomparire. Ma è mai possibile che nessuno, a parte noi del Movimento 5 Stelle, denunci qui oggi la totale irragionevolezza di un premio di maggioranza del 18 che fa impallidire la legge truffa del 1953? Di un sistema che concentra il significato politico dell'elezione del leader, delegittimando la capacità rappresentativa dei parlamentari, svuotando il Parlamento e favorendo fenomeni trasformistici appena il sistema si inceppi? La supponenza e la presunzione con cui si sta ignorando la pronuncia della Consulta che poco più di un mese fa ha gridato all'emergenza democratica è ai nostri occhi francamente imbarazzante. Restituiamo ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere rappresentati. Diciamo no alle coalizioni opportunistiche e a un ballottaggio senza quorum. A questa degenerazione della democrazia ci porta alla sfrenata ambizione del nuovo capo del PD, unto dalle primarie del suo partito, che per vincere le prossime elezioni, in profonda sintonia col suo amico sodale, mentore, rivale sulla carta, profonda sintonia, è disposto a consegnarci un sistema politico istituzionale da Repubblica delle Banane. A questa degenerazione della democrazia ci porta soprattutto però una retorica martellante che da anni ignara di ogni principio sulle forme di governo, sul costituzionalismo e la liberal democrazia che mirano alla limitazione del potere, non alla sua concentrazione, predica di dare il potere a qualcuno per 5 anni e poi giudicare. Si tratta di una parodia della democrazia, quella nella quale, per dirla come Rousseau, i cittadini sarebbero liberi un solo giorno, il giorno delle elezioni, ma aggiungiamo noi sommessamente neanche quello più. Grazie. Allora...